Il corso al quale ti sei iscritto è un corso gratuito realizzato dall'Ente Bilaterale Turismo Toscano con il contributo dell'Ente Bilaterale Nazionale del Turismo. Il titolo è Orientamento e Servizi Innovativi. Relatore Ilaria Bigliazzi. Il programma del corso prevede due capitoli. Il primo, dedicato alla lettura dei dati di contesto e agli scenari complessi. Il secondo, intitolato Orientamento e servizi al lavoro, nuovi linguaggi ed innovazione. Nel primo capitolo affronteremo i dati di contesto e analizzeremo gli scenari che hanno permesso il cambiamento e come sono cambiate le metodologie di apprendimento e di conseguenza come deve cambiare l'orientamento ai servizi al lavoro. Nel secondo capitolo analizzeremo invece alcuni servizi innovativi di incontro domanda-offerta di lavoro e di orientamento. Vedremo come sono cambiati i linguaggi e quindi come attraverso l'innovazione alcuni servizi possano essere più efficaci per la costruzione del percorso di carriera. Capitolo numero 1. Lettura dati di contesto e scenari complessi. In questo capitolo cercheremo di rispondere ad alcune domande. Quali sono i caratteri del cambiamento? Che impatto hanno le persone sulle organizzazioni di oggi? Come cambiano le generazioni? Quali sono i tempi del cambiamento oggi? Come si possono affrontare le sfide? Qual è il ruolo della formazione e dell'orientamento? Quali sono nuovi strumenti per l'orientamento nelle scuole? Il cambiamento è un fenomeno che caratterizza molti periodi e molte ere. I cambiamenti prima erano molto più lenti. Nelle immagini vediamo alcune fotografie che rappresentano l'era dell'agricoltura, un'era i cui cambiamenti sono stati molto lenti e che ha riguardato quindi molti decenni. Le prime innovazioni rappresentarono il cambiamento nelle immagini. Alcuni treni rappresentarono il primo momento di cambiamento importante della rivoluzione industriale. I cambiamenti richiedevano molto tempo, le ere erano molto lunghe e gli scenari erano meno complessi di quelli di oggi proprio perché il tempo per adattarsi ai cambiamenti era più lento. Oggi si parla di terza ondata, c'è un uso personale dei media, lo dicono Alvin Toffler soprattutto nel suo libro intitolato La terza ondata. Se è vero che l'agricoltura ha coperto un periodo molto lungo, l'industria che è seguita ha riguardato un periodo molto più breve, seguita ancora dal periodo dell'informazione con l'avvento del cinema e della televisione, che hanno avuto un periodo ancora più breve. Oggi siamo nell'era del Web 2.0, nell'era dei media, dell'innovazione tecnologica, in cui i cambiamenti sono davvero repentini, molto veloci e permettono cambiamenti anche in settori diversi. Con l'avvento di Internet si parla di onda lunga. Internet ha avuto un ruolo molto simile a quello che ha uno tsunami. Ha spazzato via alcune caratteristiche e portato innovazione tecnologica anche in alcuni settori che erano più reticenti al cambiamento e più tradizionali. Siamo quindi portati a dire che gli scenari oggi sono molto complessi. Siamo bombardati da dati, informazioni, ogni giorno, sia nella nostra vita personale, sia nella nostra vita professionale. Del resto siamo anche mo sempre molto connessi. Con un clic possiamo raggiungere destinazioni, mete e contenuti nuovi continuamente, ogni secondo della nostra giornata. I cambiamenti, come abbiamo detto, sono repentini, imprevedibili e molto spesso inarrestabili. I dati di contesto possono avere diverse letture ed interpretazioni, a seconda di quale ottica adottiamo, a quali dati vogliamo dare attenzione e a seconda anche di come ci vengono proposti. Guardiamo solo alcuni dati.
In questa slide si vedono i dati della popolazione del Sudan nel 2009. Come si può vedere, la popolazione del Sudan è caratterizzata da persone molto giovani. Questo significa, per esempio, che la mortalità non è in età molto avanzata. Ci può far pensare a un sistema sanitario meno adeguato e meno efficace. Ma allo stesso tempo ci fa vedere come un alto numero di giovani possono reagire quindi a dei cambiamenti e a dei dati di contesto in maniera diversa rispetto ad altre popolazioni. Solo per metterla a confronto, questa è la popolazione del Brasile nel 2010. Come vediamo, anche qui nella slide, nell'immagine presentata, la popolazione del Brasile è una popolazione molto giovane. Anche qui si dà da pensare che la reazione a certi cambiamenti sia sicuramente diversa, proprio per la conformazione anche della popolazione e per i dati antropologici. 2011, i dati della popolazione italiana. La popolazione italiana ha una caratteristica ancora diversa. Nell'immagine si vedono, la popolazione suddivisa in maschi e femmine. Come possiamo vedere, la mortalità in Italia avviene in età molto più avanzata, ad indicare che il sistema sanitario sicuramente funziona meglio di alcuni paesi, sicuramente c'è meno povertà. Ma allo stesso tempo, un paese come l'Italia è caratterizzato prevalentemente da una popolazione adulta, anziana, che reagirà sicuramente in maniera molto diversa a questi repentini cambiamenti che, anche attraverso la tecnologia, stanno riguardando tutti i settori. Nella slide presentata si vede l'indice della fame nel mondo del 2011. Il 2011 è stato l'anno considerato di crisi per eccellenza, un anno in cui tutte le economie sono entrate in crisi. Del resto, se analizziamo però l'indice globale della fame nel mondo, vediamo anche è stato l'anno in cui si è sofferto meno di fame nel mondo, perché ovviamente alcuni cambiamenti e le economie emergenti hanno innalzato anche i livelli di povertà di alcune popolazioni. Allo stesso tempo è stato anche l'anno in cui si è investito molto di più in tecnologia. Quindi possiamo vedere che non sempre un dato univoco può essere letto allo stesso modo. Si è parlato in Europa di una grande crisi, ma alcuni paesi hanno vissuto questa crisi in una maniera molto diversa, che ha fatto quasi sì di essere stimolante e propulsiva per le economie e di sollevare alcuni indici di povertà. L'apprendimento in quest'epoca di cambiamento repentino e innovazione è cambiato. Per quanto riguarda le epoche passate, nei veterani, che sono gli over 60, a scuola si parlava di classe di memorizzazione, studio in profondità. Le lezioni erano esclusivamente teoriche e per apprendere si considerava fondamentale la memorizzazione dei contenuti, lo studio in profondità. Dal 46 al 64, l'avvento della televisione e del cineforum fa sì che cambino le modalità di apprendimento e di conseguenza cambino anche le metodologie nella formazione e nell'istruzione. Si parla per la prima volta di classi partecipate, letture di manuali e la teoria viene integrata con lezioni in cui anche l'allievo viene messo al centro e partecipa alla lezione. Con l'avvento della generazione X, che va dal 64 all'80, si inizia a parlare di prime tecnologie. Si introducono metodologie nuove anche nella scuola, tipo il gioco didattico, l'utilizzo del computer e della mail. Sono in quegli anni che nascono i primi corsi base dell'e-learning, le presentazioni in PowerPoint utilizzate per la formazione dai docenti e formatori. Oggi siamo nell'epoca della generazione Y, i millennials, che va dall'80 agli anni 2000 ad oggi, anche se si avvertono già i primi cambiamenti. In quest'epoca la connessione è continua, si parla di ipermedialità, audio, video e foto vengono usati contemporaneamente in diversi contesti, siamo sempre connessi. È
È l'epoca del mobile learning. Le persone apprendono e fanno formazione anche attraverso l'utilizzo del proprio iPad o del proprio iPhone. Si utilizzano chat, blog, podcast, videogiochi. Le metodologie sono diverse e l'apprendimento cambia. I giovani hanno un'attenzione diversa e apprendono prevalentemente per immagini e in maniera ipermediale. Anche in azienda si hanno le trasformazioni. Un primo momento di resistenza al cambiamento ha visto nelle aziende coesistere i padri analogici, più legati a forme tradizionali di gestione delle imprese, a figli digitali che hanno iniziato a introdurre nelle imprese, anche delle più piccole, anche quelle del turismo, innovazione tecnologica e media. Oggi il cambiamento è ancora avanzato. Molte delle aziende, anche delle più piccole, utilizzano in maniera sistematica la tecnologia, anche nei processi aziendali. Ovviamente, in questi anni di cambiamento e di crisi, si sono generati dei comportamenti e degli atteggiamenti sia per quanto riguarda gli individui in cerca di lavoro o in cerca di un miglioramento della propria professione, ma anche per quanto riguarda l'interno delle aziende. Sono generati comportamenti diversi, paura, richieste di aiuto, spaesamento, spirito di adattamento. Come in ogni momento di cambiamento, i sentimenti sono variegati e le reazioni sia degli individui che delle imprese sono diverse. Cercare di interpretarli e di ricordarsi che in ogni momento di cambiamento e crisi questi sentimenti sono normali è fondamentale. Per comprenderlo, guardiamo un video divertente. Selezioniamo il video che trovate direttamente su YouTube. Joder, Ansgar? Ja, der jeg. Ja. Så bra, ok. Ja, hei du. Nå fatter jeg det. Hei du. Ja. Ja, hva gjelder det? Ja, det denne her. Ja, vil du sitte? Takk. Ja? Ja, så den, jeg har ikke fått gjort noen ting hele formiddagen. Okay, nei, jeg beklager at det tar tid, altså, skjønner vi. Vi holder på å legge om til et helt nytt system, og da skal alle ha hjelp på en gang, vet du. Ja. Så du kommer ikke inn i den, eller? Nei, den bare ligger der. Ok, har du forsøkt å åpne den? Ja, åpne den, altså. Hvis det hadde vært så enkelt, så hadde jeg jo ikke tilkalt helpdesk, hadde jeg vel? Nei, det er sant. Nei. Vil du ha en kopp og en vann? Nei da, det skal være fort gjort. Det ja. Skal vi se. Du bare gjør der. Sånn. Ja. Da er du i gang. Ja, altså så langt kom jeg også. Ok. Men så stoppet det opp, og så var jeg redd for at noe av teksten skulle forsvinne. Ah. Så jeg turte ikke å gå videre. Å ja, ok. Nei, men du skjønner at inni her så ligger det kanskje flere hundre sider med lagret tekst. Så for å komme videre, så tar du tak i et ark på den måten her. Og så liksom blar du over på neste side sånn. Da fortsetter teksten der. Jeg blar, altså? Du blar, ja. Men når jeg skal tilbake, da? Ja, da bare blar du tilbake igjen. Tar tak der. Og så gjør du sånn. Der. Så er du tilbake til den teksten du hadde, sa. Ikke noe Ok, så den forandret. Slutter der. Ja. Og så fortsetter den der, ja. Ok, men når jeg skal avslutte for dagen, hva gjør jeg da? Da bare slår du sammen permene. Ja. På den måten der. Sånn. Da er den lukket. Der ligger alt lagret inni der. Altså, jeg risikerer ikke å miste noe av teksten her nå? Nei, alt ligger lagret inni her nå. Ja. Da må du i tilfelle sette fyr på hele greia. Det er kanskje litt sannsynlig. Så. Ja, ok. Nei, men for det er noe med det at liksom, når du har holdt på med skriftruller, ja. så tar det litt grann tid å konvertere til å bla i en bøk. Ja. Ja. Ja, jeg okay. Da er det ja, ja, men du, en til før du går. Ja. Jeg bare gå gjennom en gang til. Altså, jeg åpner. Ja. Sånn. Ja, riktig. Og så, hva har du kalt det? Blar. Jeg blar. Ja, bla videre. Blar frem og tilbake. Ja. Testen er, ligger der hele tiden. Ligger, ja. Og når jeg skal, er ferdig, så bare lukker jeg den. Ja. Flott. Fint det. Kjempefint. Ja, flott det. Ja, men du, vent. Ikke sant? Nå er den sånn igjen. Nå får jeg ikke åpnet den. Det er fra feil side. Du åpne fra andre siden. Så det er ikke likegyldig, det, altså? Nei, må åpne fra den siden der. Sånn. Der. Der er den åpnet. Ja vel. Har du lest manualen, eller? Manualen? Jeg skal følge med som manual og som brukerveiledning. Det er sikkert den der. Der, vet du. Å ja, I den, der står alt sammen. Ja. Ja, men ikke sant, der har du samme problemet. Får den ikke opp? Åpne den, så. Ok, det skulle vi kanskje ha tenkt på. Il video divertente ci mostra come in realtà in ogni cambiamento i sentimenti di rabbia, paura, richiesta di aiuto, spaesamento sono normali.
Dal passaggio dalla pergamena al libro, molti si saranno sicuramente preoccupati del fatto, come dicono nel video che avete visto con sottotitoli, del fatto che le parole possono sparire da un libro. La pergamena sembrava più sicura. La pergamena si srotolava, il libro va sfogliato. E questo è un elemento nuovo che richiede anche l'inserimento di un nuovo lessico, un nuovo linguaggio. La parola sfoglio probabilmente non esisteva ai tempi della pergamena. In maniera divertente si vede come ci sia stata una richiesta di aiuto, un manuale di istruzioni, qualcuno più esperto che aiuti qualcuno più reticente al cambiamento ad approcciarsi e a seguire delle istruzioni. Ma anche dal punto di vista sociologico, antropologico, le cose sono cambiate. Cambiano le famiglie. Nell'immagine vedete tipologie di famiglie diverse. Questi cambiamenti, non identici in tutti i paesi, ma ormai evidenti, hanno fatto sì, per esempio, che alcune aziende si sono adeguate e hanno trasformato alcuni loro servizi per rispondere appieno alle esigenze di queste nuove famiglie. Ad esempio, in alcuni paesi d'Europa, alcuni alberghi si sono dotati di camere che possono accogliere famiglie allargate o famiglie con animali proprio per rispondere con più attenzione alle esigenze di alcune famiglie ed aprirsi a mercati che prima non esistevano, a target diversi. Gli investimenti delle piccole e medie imprese sono cambiati. Per promuovere servizi e prodotti si utilizzava prevalentemente la stampa. Oggi è un canale meno utilizzato, si utilizzano i social, i media, e gli investimenti nei social sono notevolmente aumentati negli ultimi anni. La slide non è molto aggiornata, ma tutt'oggi questo cambiamento negli investimenti delle imprese è in continua crescita. La cosa è certa, le sfide del nuovo scenario ci fanno coesistere in un crinale in cui siamo circondati da un'onda tecnologica ormai inarrestabile, dal capitalismo globale della conoscenza, dalla rapidità e dalla complessità di questi scenari e di questi cambiamenti, dalla diversità di aspettative, di esigenze, di elementi e di variabili, dall'incertezza e dall'imprevisto, e noi dobbiamo coesistere in questo crinale sapendo gestire tutte queste variabili. Nella scala che vedete, la scala di Forrester, si vede il comportamento come è cambiato degli utenti su internet. Siamo partiti dall'internet che veniva interrogato per ricevere delle informazioni e oggi siamo all'era del web 3.0, che vedremo meglio dopo che cos'è. I comportamenti all'interno di internet degli utenti sono tutt'oggi molto diversi. Ci sono ancora gli inattivi che non svolgono nessuna delle attività su internet, ma lo consultano per avere informazioni. Gli osservatori che leggono blog, guardano video creati da altri, ascoltano podcast, ma non creano niente. Gli utenti sociali che usano siti sociali come social network, tra cui il più conosciuto è Facebook, e commentano, osservano, giudicano, scrivono. I collezionisti, che sono coloro che si abbandonano ai diversi siti attraverso gli RSS, che segnalano le notizie più interessanti, che etichettano e archiviano i contenuti attraverso i tag e che quindi hanno già un'esperienza maggiore e utilizzano internet in una maniera più mirata. I partecipanti critici, che sono quelli che commentano nei blog, che giudicano, che fanno valutazioni, revisioni di contenuti sul web, in stile Wikipedia, e che sono molto attivi. E i più avanzati creatori sono coloro che pubblicano pagine web, che amministrano blog, che caricano video in siti come YouTube. Questi utenti sono negli ultimi anni in notevole crescita, come vedete anche dai dati accanto. È certo che nel nuovo scenario devo saper cogliere. Dall'uovo devo saper già vedere l'uccello e disegnarlo per poter essere al passo con i tempi, ma soprattutto per poter prevedere, per potermi adattare e potermi dare degli obiettivi precisi, sia per la crescita competitiva della mia azienda o, se sono un individuo, per la mia crescita professionale.